Bustela. Salute. Il 1 agosto 1776 nasceva Francesca Antonia Scanagatta, forse non è conosciutissima, ma vanta un primato. È stata di fatto la prima donna ufficiale in un esercito del mondo occidentale. Però per iscriversi all'Accademia Militare e per fare poi carriera fino al grado di tenente dell'esercito del Sacro Romano Impero, Francesca si spacciò per Francesco. Sì, tutti la credevano un uomo. Francesco o Franz, come si faceva chiamare, fu assegnato al 56esimo reggimento di fanteria Wenzel Coloredo, dislocato a Sandomierz in Polonia. Ma nel 1800 il padre di Francesca Franz, preoccupato per l'incolumità della figlia, rivelò a tutti la verità. Francesca fu dunque cacciata dall'esercito. Tuttavia, siccome aveva ben impressionato commilitoni e superiori, questa cacciata fu tutt'altro che brutale. Anzi, l'imperatore Francesco II addirittura le concesse la pensione da ufficiale, una rendita vitalizia di 200 fiorini all'anno. Ecco un'onomanzia riassunto. Mescolando bene il testo, l'anagramma è manifesto. Francesca Antonia Scanagatta, fante sta angonna, sarà cacciata. Grazie Mosè e Restro Dammi per i prossimi anagrammi.